Allora, per le interviste di Heavy Words abbiamo il piacere di intervistare Mario Percudani degli Angry Art. Ciao, ciao a tutti, Mario. Ciao Maurizio. Allora, cominciamo a parlare dell'IT Festival. Siamo qua in Germania. Qui hai già suonato nel 2013. Sì. Allora, raccontaci un po' di queste esperienze e di questa che stai andando a vivere. Beh, il 2013 è stata una bella esperienza. Con Lionville era la seconda volta che suonavamo, delle due volte che abbiamo suonato, la prima volta è stata a Firefest. E era stata una bella esperienza anche perché tanta gente aspettava di vederci dal vivo, quindi c'è stato un bel riscontro del pubblico. Finalmente sono di nuovo qua, siamo ritornati, questa volta suono due volte con i miei Angry Art, quindi domenica, e poi con il mitico Ted Poley. E niente, noi come Angry Art ritorniamo in Germania dopo un po' di anni, perché eravamo venuti qua a suonare non all'IT Festival, ma avevamo fatto un mini tour in acustico in Germania quando era uscito One Day to Paradise, quindi contenti, stracontenti di ritornare qui in Germania a suonare. E con Ted, insomma, è sempre uno spettacolo. Sì, stare direi, visto che l'abbiamo visto, possiamo confermarlo. Direi che dopo la pubblicazione del vostro ultimo album le cose stanno andando a gonfie vele, ho visto che comunque c'è stato un ottimo responso da parte sia dei fan che della critica. Sì, decisamente. E, che cosa ha influito rispetto agli altri album nel songwriting di quest'ultimo? Allora, in parte gli altri album venivano un po' dal background degli anni precedenti, quindi eravamo anche forse un pochino più sbarazzini, non lo so, nel fare la nostra musica. C'erano idee che venivano da anni prima anche, che poi sono state sviluppate nel tempo. Questo ultimo album forse è più, rispetto agli altri, più il frutto di quello che siamo oggi. E quindi abbiamo cercato di mettere insieme un po' tutta quella che è l'esperienza che comunque ci siamo fatti negli anni, artisticamente, musicalmente, e poi ovviamente perché come ogni musicista penso dovrebbe fare, bisogna migliorarsi sempre di più andando avanti, e quindi è un po' il risultato di questo. Siamo contentissimi dei feedback, di tutto quello che comunque ne ha portato questo album, anche perché vediamo che abbiamo sempre più persone, fan, amici, gente che comunque ci segue, ed è una bella soddisfazione. Mi è capitato anche recentemente, abbiamo fatto un tour in Inghilterra con David Rees, ed è stato bello vedere anche là persone che venivano a vederci e poi ci chiedevano degli Angry Art. Insomma, sono belle soddisfazioni. Certamente. E sono passati un po' di anni e ci sono state anche vicissitudini non troppo felici tra One Ticket to Paradise e Dirty Italian Job. Una cosa che secondo me hanno apprezzato è che c'è stato sempre lo zoccolo duro dei fan che vi ha seguito, perché di solito un lasso di tempo di 5 anni tra un album e l'altro a volte è controproducente, invece sì, voi siete riusciti comunque a tenere comunque sempre alto l'interesse dei vostri fan. Sì, perché da una parte abbiamo sempre dato molta importanza all'aspetto live. Comunque siamo una band, siamo nati sul palco, siamo nati alla fine degli anni 90 suonando in giro per il nord Italia i Danger Danger, i Taichetto e via dicendo. Quindi è fondamentale il live per noi. E quindi in questi 5 anni, abbiamo comunque suonato tanto e siamo sempre stati attivi sotto quell'aspetto. E poi il motivo per cui si sono aspettati così tanti anni è anche perché siamo stati comunque molto impegnati su tanti fronti. Vedo, io personalmente ho collaborato tantissimo, ho avuto tante collaborazioni in quegli anni, quindi anche questo ha, diciamo, fatto sì che comunque in qualche modo fossimo sempre presenti, anche se un album ancora non usciva. E poi alla fine ce l'abbiamo fatta farlo uscire. Meno male, perché è uscita anche molto bene. Partendo dalle collaborazioni che hai avuto, c'è stato un artista che ti ha messo più a tuo agio e qualcuno invece che ti ha fatto un po' storcere il naso? Allora, so che, cioè, potrebbe, non voglio fare quello che non vuole parlare male, però effettivamente
non mi sono mai capitate situazioni in cui mi sono trovato male nelle collaborazioni, almeno live. Poi insomma, studio, album, se ne sono fatti davvero tanti, che quindi diventerebbe anche un po' difficile adesso stare qua a spiegare. Soffermandosi sotto l'aspetto live, posso dire le esperienze che più mi sono rimaste nel cuore. Una che tra l'altro tra le ultime è Jim Peterick, perché comunque il fatto di trovarsi sul palco con una leggenda come lui è un qualcosa di incredibile. Anche se avessi fatto anche solamente un accordo, era abbastanza. E poi sicuramente quando mi ha suonato lo Sweden Festival con gli Axe, perché anche lì mi sono trovato comunque davanti con Bobby Bart, Bob Harris, che sono stati comunque una settimana praticamente a casa mia, provandoli in Tanzan, quindi anche sotto l'aspetto umano li abbiamo conosciuti tanto, e delle persone fantastiche e soprattutto dei musicisti dai quali riuscivi a captare qualcosa ogni minuto in cui suonavi insieme. Sì, questa è stata un'esperienza anche emozionante. Molto, molto, molto emozionante. Tra l'altro, prendendo proprio spunto, la Tanzan è stata un'etichetta con due tu collabori, dove tu lavori, che pur essendo piccola comunque si è già ritagliata una bella fetta di mercato e comunque un buon nome nei, diciamo, nei meandri dell'hard rock melodico e comunque italiano. Sì, ti ringrazio, questo mi fa piacere. Stiamo lavorando molto, anche se non siamo concentrati solo su una certa tipologia di rock, ma cerchiamo un attimino di spaziare in quello che comunque è il range di generi che, dove ci rispecchiamo di più, anche se ovviamente siamo sempre limitati a quello che è, diciamo, l'ambito rock. Però anch'io, anche sotto l'aspetto della produzione artistica, mi sto comunque ritagliando delle belle soddisfazioni. Quest'anno ho prodotto il secondo album di Smokey Fingers, alla grande, fanno Southern Rock, quindi noi siamo più in un altro ambito, pur essendo comunque un genere molto melodico, ma è comunque quel mondo, però è un album che sta andando veramente bene e stiamo ricevendo davvero delle belle soddisfazioni da tutto il mondo praticamente, anche dall'America, che è la cosa che ci stupisce di più, perché comunque quando fai un genere che viene da lì e vedere dei feedback positivi proprio dal paese dove nasce quel genere, quello veramente dà tante soddisfazioni, perché vuol dire che qualcosa di buono si è fatto. Beh, direi di sì, sia con le Angry Art che la collaborazione, sì, comunque il nome italiano all'estero comunque ha una visibilità sicuramente che tanti anni fa non avevamo. Sicuro. E tornando agli album di Angry Art, ci sono delle canzoni a cui sei più legato sentimentalmente? Sì, sì, sicuramente. Due su tutte, o anzi tre, potrei dire. A Million Miles Away da One Ticket to Paradise, perché comunque è un pezzo molto sentito, il testo scritto è molto personale, quindi ogni volta che lo suono mi dà sensazioni forti. Il singolo Shoreline dell'ultimo album, anche quello sempre per questo mix di testo, significato, il momento in cui è stato scritto, e poi You Can Run anche, che è un pezzo tra l'altro che avevo proposto nel mio album solista e poi è stato rimesso in quest'ultimo Dirty Italian Job degli Angry Art, in quella che era la versione originale, perché originalmente è stato scritto così il brano, poi l'avevo cambiato per metterlo nel mio album, quindi sono andato a ripescare la versione originale, che infatti confrontandola rimane solo il ritornello uguale, e quello è sicuramente un altro pezzo che sono molto legato. E tra l'altro negli album delle Angry Art ogni volta ci regalate una cover reinterpretata in maniera fantastica. E il prossimo album già sappiamo, non si può dire, ci stiamo già lavorando. Bene, bene. Lit Festival è un nuovo punto di partenza, immagino, per gli Angry Art. Quindi adesso mi hai detto che comunque state lavorando all'album nuovo. Da qua ai prossimi 5 anni? Cosa dobbiamo aspettare? Abbiamo un po' di progetti, sicuramente. Innanzitutto iniziare subito a lavorare su un album nuovo, già ci stiamo lavorando, nel senso che comunque ci sono già delle idee, già dei brani,
dobbiamo ancora metterci veramente al lavoro, anche perché speriamo da qui ai prossimi mesi comunque di poter fare ancora diverse date. Adesso tra l'altro a Capodanno suoneremo Trieste, quindi per gli amici di Trieste che già ci hanno anche visto quest'estate, saremo lì. E quindi sicuramente tutte le nostre forze si concentreranno su quello. Poi abbiamo anche comunque tanti altri progetti legati anche a un futuro album live, insomma si va avanti sempre. L'importante è sempre tenere il nome sempre in vigore, in modo che la gente continui a seguire. E l'ultima domanda: se dovessi scegliere di fare un progetto e potessi scegliere qualsiasi musicista tu voglia, chi sceglieresti? Questa è dura. Allora, la risposta la devo limitare al genere, perché altrimenti diventa troppo difficile. Potrei sparare dei nomi che probabilmente non c'entrano con la guerra, anche perché io ascolto comunque tante cose. Sicuramente un artista che ho avuto il piacere di conoscere al Frontiers Festival 2 anni fa e che è un sogno poter collaborare, John Waite. Non hai detto proprio. E sto dicendo, appunto, stiamo parlando di sogni, quindi sicuramente mi viene in mente quello, perché è comunque un artista che rispetto tantissimo e mi piace il suo modo di scrivere, anche senza paletti sotto un certo aspetto. E è anche un poeta poi alla fine, perché comunque anche il suo modo di scrivere, anche i testi, di raccontare delle storie in quel modo, viene anche da un background diverso, in un certo senso, dalla UR, e quindi anche per questo lo rispetto tantissimo, mi è sempre piaciuto. Quando ci sono gli idoli, certo. Poi fin dei conti. Va bene Mario, io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, non vediamo l'ora comunque di vedervi dal vivo domani. Grazie a voi. Festival. Se vuoi lasciare un messaggio ai nostri lettori, ascoltatori, e la telecamera è tutta tua. Seguiteci sempre, per chi è qui all'Hit Festival cercheremo di dare il meglio sul palco, sia con gli Angry Arch che con Ted Poley, e rimanete in contatto, grazie a tutti.